sinistra, taglia sinistra, terra la marcia. Che non che tappa 6 e mezzo, come va la prima? Non ti faccio già! Bravi! Bravi! Dai, arriva, non arriva, ma la destra. Se va, se va! Uno che fa. Solo. Una Fabri. Va bene, va bene, riportiamo la palla, ho visto
doppio palo e poi Di Battista accorcia ancora le distanze per le due panche. 2 a 3 se il nostro conto è esatto. Del Chiaro col sinistro, la gira dentro, pareggio per la prima volta, le panche le acchiappano i Gunners in questa partita. Silvestri ostruito, concede rimessa. Vogliamo stringere un po' l'inquadratura. Del Chiaro salva Fuad, incredibile, mischia palo, e questa è una delle carambole più assurde di questa stagione, mi sento di dire. Di Battista recupera un pallone interessante, 3 contro 1, vediamo se lo sfruttano, niente affatto, costretto a spendere il fallo tattico, vediamo se l'arbitro lo grazia da giallo, credo di no, no sì, sì, l'ha fatto. Lancio di Maccari, prova il controllo, Palotti non mi riesce. Vabbè. Dai,
Legno colpito da Maccari con la complicità di Palmuni. Forza Rulè! E alla fine arriva il gol, ancora Silvestri, dalla stessa mattonella di prima se non sbaglio. 4-3 per i Gunners. Mancano 13. Vado a 4 già. Raga, forza. Un attimo via giri. Fatto male. Vai, vai. 4 minuti. Vado a 8. Guarda, guarda. Non stavo fermi, raga. È arrivato un altro gol di Del Chiaro. Copione si ripete ancora una volta uguale, poi c'è qualcosa da dire con Silvestri. Mi sembra che si appacifichi, no? Pareggio. Dovrebbe essere. Ho sbagliato il conto? Vediamo un po'. Punteggio arbitro! Punteggio? Ah, ok, grazie. Dai, scusate, ho sbagliato, pensavo stessero sopra. Che non pensavo stessero sopra, credo che fosse pari. Invece ancora più uno per i Gunners. Dai, teniamo. Teniamo, manca poco, dai, Ciao. Ha detto 5-4. Tipo qua. Oh, io ho preso! Io ho preso, signore! Come cazzo funziona? Vabbè che loro sono amici, quindi va bene pure. Però porco Dio! No! Va bene, stava dicendo che lui una volta l'ha preso, basta! No, Pepino, va bene! E subito Mattia Russo a togliere ogni dubbio. La partita gonfia di gol, tutti attaccati poi, molto strano. Vado a due, dai tutto, dammo tutto, Lollo, dai, Lollo. Dai, gioca, oh. Attenti davanti. Sì, bravo là. Bravo. Sì, grande. Eccolo! Silvestri e Palotti. Calcio Silvestri, guadagna corner. Chiarusso era tentato per un bolide, poi qui cerca di sfidare D'Andrea che è uno dei pochi velocisti nel torneo che può tenergli testa. Qui il duello non si sviluppa perché la palla va a finire fuori. Era riuscito a insidiare Mattia Russo impedendogli la giocata, ma ha dovuto concedere rimessa Marco D'Andrea, il marcatore più prolifico della storia delle due panche. Mattia Russo avanza, pensa al sinistro, lo effettua! Fuori d'un piede. Così! Dai! Vai Matera! Ingressa, ma sai che non si batte! No Marco, a sinistra! Sì, un gigante di sordini, non l'ha seguito Mattia Russo. Palla mia!
No! Palla persa, Sordini, calcia a palma. Va bene. Arriva. Palla, palla, dietro. Si è passati, la si è messa dentro, quindi si è provato un'impresa incredibile, alla fine con un po' di fortuna e tantissima capacità Mattia Russo è riuscito a passarli in mezzo, assistito dai suoi, ha fatto un grandissimo gol di tacco. No, purtroppo. Grandissimo gol di Silvestri, ammazza che bomba, ancora Silvestri. Ragazzi, diamo un minuto Ciccio Asher. Maccari, è mio, l'arbitro c'è, lo tiro io, strano perché ce lo aspettavamo tutti che cadesse lì, quindi era quantomeno telefonato, secondo l'arbitro nonostante tutto era vero, e quindi punizione, come nel rigore, ci mancava pure che era rigore, io però posso tirare, sì, volendo può entrare anche così. Cioè Coccia non può fumare ma tu puoi battere i gol, capito? Io non avevo faccia. Maccari, come ha fatto a metterla proprio lì? C'erano pochi centimetri quadrati entro cui farla passare, Maccari come in una di quelle sfide di youtuber l'ha messa proprio lì in mezzo. Segna pure Maccari, adesso il punteggio si gonfia anche un po' troppo rispetto a quello che le panche hanno dimostrato. Di Battista riesce a chiudere molto bene qui. Grazie.
Il chiaro ha visto D'Andrea, che però non ha visto bene la porta. Cambio marco, Marco, se volete. Cambio. Buona! Arrivo. Pallaccio. Sinistra, Marco, palla mai, palla mai. Palla mai. No, va bene. Dibba riesce a raggiungere Colone, che poi cerca di eludere Sordini attaccato alle spalle anche da Carluccio. Guadagna comunque di messa in zona d'attacco. Dibba protegge, calcia fuori. Per chiaro riesce per un istante a guadagnare palla, poi questa viene spazzata via. Se ne appropria Di Battista, riesce a servire lui stesso Corone. Adesso cerca lo spazio per una conclusione. Infine si butta e guadagna un'altra rimessa nello stesso punto dove era ottenuta poco fa. No, stavolta è per i Gunners, scusate. Sordini. Forza, la palla arriva a Di Battista ancora una volta da Frangiflutti. Franco, largo. Del Chiaro, c'è arrivato, la rimessa in mezzo incredibile, ancora Franco, ma Aser Fuad veglia e la fa uscire. Aser Fuad che ha rifiutato di essere schierato di movimento, di solito non rifiuta questa offerta, oggi evidentemente fa molto freddo. Buono il lancio di Aser Fuad, riesce solo a spizzarlo però Maccari. Un paio di minuti alla fine di questo incontro Gunners ormai hanno preso le distanze, ma è stato molto equilibrato per gran parte della sua durata. Le panche erano arrivate almeno uno, io ho sbagliato, ero convinto che avessero pareggiato, ma... E adesso grande gol anche da parte di Carluccio, che scaraventa il pallone, Carluccio davvero stavolta, sì, sì è lui. Scaraventa il pallone in fondo al sacco. Bravo Mattia! Bravo Mattia! Oh bella, scusa, regalo, mi dispiace, io ho giù. Oh, mi sono io un porta. Bella, bella. 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 Bella,